Siccome si tratta di una misura straordinaria e il finanziamento ha un limite sia sotto un profilo di quelli che sono gli importi, sia della durata, è chiaro che una volta scaduto il termine previsto ed esaurite le risorse, come dire, a livello politico si deve trovare una nuova intesa per rifinanziare. Non è un processo, diciamo così, immediato, comunque c'è un processo di valutazione. Probabilmente, ripeto, il fatto di essere partiti con un certo tipo di profilo di vaccinazione, terze dosi, il fatto che si è intervenuti, come dire, semplificando molto il regime delle quarantene, può anche essere stato visto come un aspetto decisivo, nel senso che per chi proprio non riesce, non può operare in smart working, che è l'altra leva che è stata non a caso estesa proprio in questi giorni per effetto della circolare congiunta Ministro del Lavoro Orlando, Ministro della Funzione Pubblica Brunetta, ecco, per chi non riesce a cedere allo smart working e diciamo il lavoro in fabbrica, il lavoro diciamo così manuale, il lavoro artigianale è proprio da queste fattispecie. Quello che è astrattamente previsto sono appunto ricorso o ferie o permessi retribuiti. Diciamo che chiaramente è una strada penalizzante e un aspetto, come dicevo prima, non esente da rischio che poi il lavoratore magari ometta di segnalare per non perderci, no, il contatto. Quindi può anche essere che, vista l'enorme estensione, no, dei contatti che c'è stata nel giro di poco tempo, qui abbiamo visto anche, come dire, delle norme pensate a un certo momento, dopo 1, 2, 3 settimane, hanno visto una, come dire, una loro rapida obsolescenza. Io assolutamente non escludo che si intervenga andandolo a rifinanziare.